Siamo col coach Lorenzo Panza al termine del match vinto dalla Orasi Ravenna qui al Palabaldinelli di Osimo sull'Aristo Pro Fabriano per 73-85. Coach, un bel avvio di terzo quarto con un parziale di 12-0 che ci aveva portato sul 49-49, e poi cosa è mancato per proseguire su quell'andamento? No, io credo che il problema sia un altro. Credo che abbiamo giocato un primo tempo non con il senso di urgenza che deve avere una squadra che si deve salvare. Non possiamo prendere 49 punti concedendo 10 rimbalzi in attacco, facendo 12 o 13 tiri in meno di loro nel primo tempo, e peraltro concedendo proprio in apertura di partita due o tre canestri che poi non abbiamo più concesso sulle situazioni tattiche su cui ci si era preparati. E quindi il problema vero è l'andare all'intervallo sotto di 12 in quel modo lì, cioè senza durezza e senza il necessario senso di urgenza. Poi è chiaro, quando vai sotto di 12 hai una reazione, e da lì è diventata una partita. Però è chiaro che nel momento in cui devi produrre un extra sforzo per rientrare, poi è evidente che qualcosa da un punto di vista delle energie, della lucidità, vai a pagare. Però credo che proprio la mancanza di senso di urgenza del primo tempo sia qualcosa che noi non possiamo permetterci. E perché poi, ripeto, nel secondo tempo possiamo parlare di dettagli, di errori pochi, tattici, difensivi. Nel primo tempo dobbiamo parlare di un atteggiamento non sufficientemente duro per quanto richiede la nostra posizione in classifica e la gara. E coach, quello che facevi riferimento, quindi i 27 punti concessi nei primi 11 minuti, diciamo, quello scalino lì è stato quello più difficile poi da recuperare. Sì, poi voglio dire, ripeto, 49 in casa all'intervallo sono qualcosa di che non possiamo permetterci di concedere, anche perché penso che Ravenna sia stata brava a punire i nostri errori, ma penso abbia fatto una prestazione assolutamente normale anche da un punto di vista balistico. Ecco, penso sia stata precisa, penso sia stata cinica, penso sia stata brava ad andare dentro l'area, tant'è che noi abbiamo, al di là dei numeri di tiri da tre punti che più o meno si equivalgono, ma loro hanno tirato molti più tiri liberi, e non di certo per un cattivo arbitraggio, anzi, perché sono stati bravi ad andarci a cercare nelle cose in cui noi evidentemente ormai abbiamo dei problemi strutturali, no? Cioè anche questa continua sofferenza a rimbalzo è evidente che dopo un po' è anche una problematica strutturale. Ed è per questo che io ho parlato tanto di approccio dell'inizio, perché laddove c'è consapevolezza che ci sia un problema, e parlo di attenzione nelle transizioni difensive, e parlo di presenza a rimbalzo difensiva, e parlo di durezza per tutto quello che succede dentro l'area, e non sto parlando solo di lunghi, sto parlando di tutti quanti, dovremmo fornire un extra sforzo mentale. Cosa che abbiamo fatto nelle due partite che abbiamo vinto, no? Quindi è chiaro che pensavo avessimo preso consapevolezza, e secondo me la consapevolezza c'è, e però ci vuole qualcosa di più, perché questa è una partita che sul 49 pari, se tu non hai dovuto prima produrre un extra sforzo per rientrare, è una partita che magari davanti al tuo pubblico porti a casa. E invece poi è chiaro che le energie in qualche modo vanno un po' spegnendosi, le percentuali un pochino si abbassano un po', ed è normale che rivenga fuori
il controllo di Ravenna, che in qualche modo era riuscita a gestire un primo tempo. E coach, parlavi dei rimbalzi, la statistica dice 34 a 42 per Ravenna, e a proposito di rimbalzi e per analogia settore lunghi, c'è qualche novità per il rientro di Matrone, c'è una tempistica? Sì, ma il problema non è Matrone, Tune, Benetti, Baldassarre. Il problema quando c'è una sofferenza così diffusa sono l'attenzione globale di squadra, tant'è che al di là dei numeri dei rimbalzi, i rimbalzi che contano come numericamente sono sempre quelli offensivi. Non ci avevo guardato, lo sto guardando adesso per rispondere alla domanda. I migliori rimbalzisti offensivi di Ravenna sono stati Tillman, Sullivan e Oxiglia, cioè due esterni e un lungo. Quindi al di là della presenza dei lunghi, abbiamo bisogno di una presenza più diffusa di tutti quanti e un desiderio di andare a prendere quel rimbalzo. C'è stata qualche scena questa sera di palloni spizzicati che noi non palloni spizzicati da noi che poi non riusciamo a trasformare in rimbalzo difensivo. Quindi buona difesa, pallone spizzicato, vuol dire che c'eravamo, e poi lì è desiderio di andare a prendere quel pallone, ecco. Quindi non, al di là di Matrone, che probabilmente la settimana prossima inizierà ad allenarsi con i compagni, che però è fermo da più di un mese, quindi è chiaro che necessiterà un minimo di tempo per ritrovare la condizione, ma ripeto, qui quando c'è un problema strutturale così evidente bisognerebbe metterci un extra sforzo mentale che questa sera non abbiamo prodotto. E infatti credo di non bestemmiare se dico che le due partite che abbiamo vinto sono le due partite che a rimbalzo abbiamo più o meno pareggiato i dati. Poi magari mi sbaglio di qualche unità, ma non credo. Un'ultima cosa, guardando al lato costruttivo, che cosa ti porti a casa da questa partita? No, niente, sono incazzato come una bestia perché qui il problema, sai, quando non giochi partite come le nostre, come tre delle nostre prime quattro, il problema è talmente globale che quasi ti chiedi, oddio, ce la facciamo? Poi, no, interpreti diversi, sempre gli stessi, hanno fornito due prestazioni e mezza, con questa metà tre, che invece fanno dire che siamo assolutamente di questo campionato. Allora, visto che siamo di questo campionato, ci vuole che ci si metta bene nella testa che, siccome perdere, al di là dell'essere ultimi in questo momento, che conta come il 2 di picche, bisogna che qualcuno faccia un grosso scatto mentale dal martedì alla domenica, metta il giusto senso di urgenza, perché queste sono partite che fanno onestamente arrabbiare, per non usare parolacce, sono partite che fanno arrabbiare, perché ripeto, un rimbalzo in più nel primo tempo, una difesa in più, un fallo in più, perché se non sbaglio nel secondo quarto non siamo andati in bonus avendo subito 27 punti, se non sbaglio, e allora vuol dire che, responsabilità mia, qualcuno di questi giocatori non ha capito per cosa stiamo giocando. E io non ho giocato tante volte per salvarmi nella mia carriera da capo allenatore, qualche volta in più da assistente, ma credo che se ti vuoi salvare in attacco non è importante che sei bello e pulito. La cosa importante è che sei duro difensivamente, che sei pronto a spendere un fallo, per esempio come ha fatto Baldassarre su Cinciarini in apertura di terzo quarto, come a dire adesso cambia la musica,
che sei più duro degli altri a voler prendere un rimbalzo in attacco, scusate, in difesa, perché la verità è che questa partita a Ravenna cambia il giusto, a noi ogni partita deve cambiare, e allora sarà il caso che ci si compatti nel comprendere che bisogna giocare con più durezza. Quindi oggi di salvo assolutamente niente, perché a dire che abbiamo avuto una reazione, siamo tornati in partita, mi fa solo che arrabbiare, perché penso che non avremmo avuto bisogno, onestamente, con il massimo rispetto per Ravenna, che ha giocato una partita, ripeto, cinica, precisa, tutto quello che volete, non serviva a rientrare questa sera. Questa sera serviva giocare una partita il più costante possibile e avere le energie alla fine, poi di giocarsi una partita al punto. Si può anche perdere, ma di certo non posso far finta di non vedere, ma non sto parlando di atteggiamenti brutti, no, sto parlando di non necessaria durezza, che è diverso. Atteggiamento brutto sarei ancora più preoccupato, no, parlo di non necessaria durezza. Allora è evidente che se vogliamo trovare le scuse, ci diciamo che le ultime due settimane mancava solo più che ci allenassimo io e Michele Paoletti, che è qua davanti, ma siccome non mi piace cercare le scuse, penso che se anche dobbiamo fare 3 contro 3, quel 3 contro 3 deve essere un 3 contro 3, magari di 5 minuti, ma molto più duro di quello che abbiamo prodotto, se poi la domenica non riusciamo ad avere un impatto duro con la partita. Grazie mille coach, e grazie alla prossima. Siamo con Elagi Tiunè, centro dell'Aristo Pro Fabriano, al termine della partita persa dalla squadra fabrianese 73-85 con l'Orasi Ravenna. Elagi, ripartiamo da quello che diceva il coach in precedenza: è dura sotto canestro, diciamo, fronteggiare da solo, possiamo dire, come centro, le squadre avversarie? Sì, no, non è facile, però abbiamo cercato sempre di essere presenti ai rimbalzi e tutto ciò, anche con la difesa, però vabbè, ci aspettavo questa partita, però vabbè, è andata. Ascolta, secondo te che cosa è mancato di più per riuscire a tenere testa a una buona squadra come Ravenna? Vabbè, non siamo stati tanto presenti sui rimbalzi, poi anche la difesa, poi niente, abbiamo subito tanti rimbalzi, è quello che poteva cambiare la partita, però niente, tutto così. Qualcosa di positivo che hai visto quest'oggi, la reazione? Sì, la reazione dopo l'intervallo, abbiamo recuperato un po' di punti, poi abbiamo lottato duro fino alla fine, però è andato così. Grazie mille Elagi, e alla prossima. Grazie.